Dalla Farnesina arriva l'ufficialità che si temeva in queste ore, il lumicino di speranza sempre più tenue di ritrovare in vita il vicentino Angelo Zen si è spento poche ore fa al ritrovamento del suo cadavere tra le macerie dell'hotel dove soggiornava. Da una decina di giorni si erano perse le sue tracce nella città di oltre 1 milione di abitanti nel sud della Turchia. Il 60enne imprenditore del settore orafo, originario del Bassanese, risulta ad oggi l'unica vittima di nazionalità italiana del terremoto che ha colpito i territori della Turchia e della Siria, provocando circa 45.000 vittime. Dallo scorso 5 febbraio i familiari non avevano più avuto sue notizie. Zen era impegnato in un viaggio di lavoro per conto di un'azienda orafa. Il giorno successivo al terremoto devastante che ha colpito l'area di confine tra i due stati, avrebbe dovuto incontrare un imprenditore locale per affari, secondo quanto era noto ai parenti in Italia. Il nome del vicentino di origine, che da qualche tempo viveva a Martellago, esce dunque dalla lista dei dispersi entrando in quella delle vittime.